grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Padre misericordioso, tu hai voluto che il Cristo tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce, per liberarci dal potere del nemico. Donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Egli, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, un estraneo per i figli di mia madre. Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Mi sento venir meno, mi aspettavo compassione, ma invano, consolatori, ma non ne ho trovati. Mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete mi hanno dato aceto. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. Oddio, nella tua grande bontà, rispondimi.
Salve, nostro Re, obbediente al Padre. Sei stato condotto alla croce come agnello mansueto al macello. Il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: sono forse io, Signore? Ed egli rispose: colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse: Rabbì, sono forse io? Gli rispose: tu l'hai detto. Parola del Signore. Possibilità di perversione del cuore umano sono tante. E l'unico modo per ovviare ad esse consiste, ritengo da buon cristiano, nel mettersi dal punto di vista di Gesù facendolo proprio. E questo non una sola volta, due volte, ma ogni giorno, vivendo in comunione con Lui, senza mai disperare della sua misericordia. Anche oggi la parola di Dio che abbiamo accolto ci porta alla contemplazione di Gesù che viene consegnato ai suoi nemici con il tradimento di Giuda, una consegna che viene valutata dai capi dei sacerdoti in 30 monete d'argento. Questa somma con cui viene compensato il tradimento del Figlio di Dio è, stando alle antiche scritture, molto significativa. Nel libro dell'Esodo, nel capitolo 21, nel versetto 32, è stabilito il prezzo con il quale risarcire il padrone per l'uccisione di un suo schiavo. Si darà, dice il testo sacro, al padrone
del denaro, 30 sicli. E poi, nel libro del profeta Zaccaria, nel capitolo 11, 30 sicli è il valore con cui il popolo valuta l'operato del pastore. Si legge: poi dissi loro, se vi pare giusto, datemi la mia paga, se no, lasciate stare. Essi allora pesarono 30 sicli d'argento come mia paga. Ma il Signore mi disse, porta al fonditore questa grandiosa somma con cui sono stato da loro valutato. Io presi i 30 sicli d'argento e li portai al fonditore della casa del Signore. A seguito di questa valutazione, il profeta Zaccaria è costretto, secondo il comando di Dio, a ridurre in frantumi, a spezzare i due bastoni del pastore. Quello della benevolenza e quello dell'unione. Difatti, nel versetto 10 si legge: presi il bastone chiamato benevolenza e lo spezzai. Ruppi così l'alleanza da me stabilita con tutti i popoli. E poi, nel versetto 14 si legge: feci a pezzi il secondo bastone chiamato unione, per rompere così la fratellanza fra Giuda e Israele. In altri termini, il tradimento di Gesù ha comportato la rottura dell'alleanza e della fratellanza fra gli uomini. Dunque, i 30 denari con cui il figlio dell'uomo viene valutato significano e manifestano nella storia dell'umanità il vero volto del peccato, che consiste nel tradimento della benevolenza di Dio e della rottura della fratellanza fra gli uomini. Tiro le conclusioni. Il peccato, il mio, il nostro peccato, quello per cui Gesù sta per essere messo a morte, ha una ripercussione non solo sul mio rapporto personale con Dio, ma si ripercuote anche sull'unità del genere umano. Così, se oggi le parole più diffuse e praticate, purtroppo, ad amplissimo raggio, sono guerra, odio, egoismo, tradimento, siamo avvisati. Non cerchiamone la causa nei grandi sistemi nei quali indagare e trovare l'origine. La vera causa è il nostro peccato, che porta sempre con sé il segno dei due bastoni spezzati dal profeta Zaccaria. A Gesù oggi chiediamo che ci aiuti a non dimenticare questo e che aiuti, anche con la nostra collaborazione, tutti quanti gli uomini. Il cuore della salvezza del mondo e dell'umanità sta proprio nel recuperare il rapporto della benevolenza e dell'unione con Dio, che sono il fondo e l'origine della vita e della vera vita e della pace tra gli uomini. Sia lodato Gesù Cristo.
Perciò lo invochiamo dicendo: nella prova assistici, Signore. Nella prova assistici, Signore. Per la Chiesa, fa che sia fedele, paziente e coraggiosa. Per non tradire il Cristo suo sposo, ti preghiamo. Nella prova assistici, Signore. Per i pastori della comunità cristiana, mantienili nella carità. Anche se devono lottare in difesa dei piccoli e dei poveri, ti preghiamo. Nella prova assistici, Signore. Per i popoli e le nazioni, fa che compiano un buon cammino sulla via del dialogo, perché vi sia per tutti un futuro di pace, preghiamo. Nella prova assistici, Signore. Per le famiglie, fa che condividendo affetti, beni e speranze, siano profezia di una vita riconciliata nella fraternità e nell'amore, preghiamo. Nella prova assistici, Signore. Per ciascuno di noi, fa che non ci stanchiamo di purificare continuamente il nostro cuore, per ospitare con gioia la presenza di Cristo, nostra Pasqua, preghiamo. Nella prova assistici, Signore. Presentiamo al Signore i nostri fratelli defunti, Rosario e Salvina Di Quattro, Angela Faro e Gaetana Rizzo, Carmela Scalabrieri, Elena Di Vita e Francesco Crimi, di cui ricorre oggi l'anniversario della morte. Possano il Signore avere pienezza di vita, di pace e di gioia nella comunione dei santi, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Padre misericordioso, accogli la supplica che sale a te. Te lo chiediamo con fede rinnovata in prossimità della Pasqua, giorno d'amore e di salvezza, in cui Gesù ha versato il suo sangue perché fossimo purificati dalla colpa e avessimo parte nella tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Grazie sempre in ogni luogo a te.
Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua di morte e risurrezione, che segna la sconfitta dell'antico avversario e l'evento stupendo della nostra redenzione. Per questo mistero salitano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo nome. Al loro canto concedi, Signore, che esuliscano le nostre umili voci nel libro di lode. Cena allo stesso modo, prese il calice delle grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza, a coppia di servizio e sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo cuore. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carmelo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, come ci ha ricordato la parola del Signore, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal male.
peccati e si curi da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona l'unità in pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con te. E con il tuo Spirito. Agnellosi Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io ti sarò salvato.
la certezza di essere rigenerati alla vita eterna nella gloriosa morte del tuo Figlio, che la Chiesa annunzia in questo grande mistero. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che domani sera, sempre attraverso la pagina Facebook della Basilica San Giovanni Battista Vittoria, sarà trasmessa la Santa Messa nella Cena del Signore alle ore 19. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La Messa è finita. Andiamo in pace. Prendiamo grazie a Dio.